Io non ci speravo più. Fantastico. Evviva la primavera, ma che bella stagione! Comunque, benvenuti signori miei in questo apocalittico baretto di creepy. Perché apocalittico? Perché sì, devo anche spiegarvelo perché. Perché è un evento, quello delle news di Spade e Scudo, assurdo. Io ero convinto di concludere la prima stagione del baretto senza dire un cazzo, e invece, to guarda, Nintendo. Prima di iniziare con le news, ragazzi, però ci tengo a ringraziarvi per come sta andando il canale e per come sta andando il baretto in particolare. Ancora più in particolare perché dopo 5 anni di video io non so ancora stare davanti a una telecamera in maniera decente e devo essere sempre più prolisso, e questo discorso lo sta dimostrando. Ti prego, creepy, smettila. L'ultimo baretto del canale, che è andato veramente benissimo sia in Premiere che in generale per i numeri, quindi grazie. E tra l'altro, signori miei, io vi devo dire, mi confido con voi, perché questo è un periodo strano, perché ho tantissimi progetti sia su YouTube che fuori da YouTube, progetti incredibili per quanto riguarda YouTube. Alcuni li vedrete molto presto, altri spero li vediate molto presto, altri li vedrete probabilmente tra 8 mesi, ma li vedrete. Questo è per farvi sapere che ho grandi progetti e che dovete lasciare un mi piace anche a questo baretto, perché se è andato bene lo scorso baretto, io non vedo perché non debba andare bene anche questo. Quindi, per piacere, è qui sotto il tasto like, premetelo. Detto ciò, ragazzi, la vodka lì, passiamo a quello che dobbiamo dire. Passiamo al clou del baretto, e la regia ci permetterà questo passaggio con una bella transizione. Allora, prima di partire con le news effettive, ci tenevo a linkarvi qui sotto in descrizione un video dal quale vi invito a passare dopo il baretto. E questo video è geniale, ok? Questo video è geniale, è di uno youtuber che seguo tantissimo, si chiama Gravier, e ha letto in un video tutto il Pokédex, tutto. Sono tipo 10.000 descrizioni di Pokédex, l'ha letto tutto di fila. E tra l'altro, questo video mi blasta letteralmente un intero format che avevo pensato, ma del quale non vi dico altro perché è un format che vedrete tra tantissimo tempo. Sembra che io abbia acchiappato una mosca. La mia idea era quella di fare tipo una roba del genere, invece ho preso una zanzara. Vabbè. Comunque, signori, dopo avervi lasciato questa chicca così, passiamo alle news, ma non di Pokémon, perché ce n'è una ancora antecedente rispetto a quelle che mi ha fatto saltare di gioia. Town. Io vi giuro che stavo andando in tachicardia, stavo per andare al cimitero, mi ero già scavato la fossa perché non parlavano più di Town. Io mi sono detto, va bene, ok, l'avrete droppato, tanto siete Game Freak, non mi stupirebbe la cosa. E invece c'è Town, e ci hanno fatto vedere questa nuova immagine, che è praticamente il menu di battaglia, del quale, signori miei, non si capisce proprio un cazzo. Ok, voi mi direte, sì, è in giapponese, ma non si capisce comunque un cazzo. Ciò nonostante, la grafica mi sembra bello, il design del personaggio mi piace molto, quel mostro io non penso di aver ancora capito cosa sia. E dai, aspetto il Nintendo Direct, aspetto praticamente il Nintendo Direct solo per Fire Emblem e per Town, perché non ci sarà Pokémon nel Nintendo Direct, visto che faranno la Pokémon Direct. Se ci fosse Pokémon anche nel Nintendo Direct, io prendo un'ascia e inizio veramente a decapitare. Vado a Los Angeles, prendo un'ascia e inizio a decapitare chi mi passa davanti. Non è importante chi sia. Tra l'altro, proprio legato a Town, una notizia abbastanza recente che non avevo nemmeno messo in copione è il fatto che Game Freak si stia incentrando molto di più apparentemente rispetto al solito, ed è una notizia che proviene proprio da Game Freak, su progetti alternativi a Pokémon, ad esempio Town. E non solo, butto lì, magari passando a un altro progetto, un produttore di Game Freak che prima aveva il cervello standardizzato e aveva l'immaginazione repressa potrebbe fare qualcosa di figo, tipo i mostri di Town, che sono indubbiamente un design semplice, coerente, sicuramente sensato. Aiuto. Comunque, bella per Town, sono molto contento, ma sapete tutti per cosa sono contento, no? Esatto. Pokémon Sleep, signori, la press conference che c'è stata ieri mattina, per me oggi mattina, ma per voi ieri mattina, questo è uno scioglilingua, provate a casa, ha rivelato dei nuovi giochi Pokémon, dei nuovi servizi Pokémon, insomma delle stronzatine, che però non sono male, cioè mi hanno incuriosito, non le prenderei mai nella vita, ma mi hanno incuriosito e stiamo sparando un po' troppa merda su sta cosa. Ho visto un sacco di gente che sulla press conference, ma poi non ho ancora parlato di cosa sia sta press conference, aspettate, rewind.
Che cos'è la press conference? Allora, in sintesi, mercoledì mattina alle ore 3 italiane, quindi potrete immaginare la gioia delle persone che l'hanno seguita sperando che ci fossero news di Spada e Scudo, Nintendo, Game Freak, Masuda, Ishihara, altre persone vaghe di cui non ho presente hanno presentato nuovi progetti Pokémon. In particolare ne hanno presentati tre, che sono Pokémon Home, Pokémon Sleep e Pokémon, cos'era l'altro? Masters. Pokémon Home è sostanzialmente una sorta di Pokébank evoluta che permette di trasportare i Pokémon da Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, da Pokémon Go e dalla Pokébank di 3DS su questa app, che poi potrà incanalare i Pokémon verso Spada e Scudo. Facile, no? Abbiamo poi Pokémon Masters, uno spin-off per smartphone che sembra molto figo, e ne parleremo un attimino più avanti perché voglio fare un piccolo approfondimento. E poi abbiamo lui, Pokémon Sleep. Voglio bere due volte per due persone diverse. Le prime sono... ho spaccato il microfono. Le prime, dicevo, adesso ci calmiamo perché dobbiamo essere tranquilli, sono quelle persone che hanno sparato la merda su questo gioco, che invece è intelligentissimo. Datemi un attimo, vado a prendere l'alcol, poi ne parlo. Aia. Non si è rotto il bicchiere dello sciottino, no. Assolutamente. Andiamo a prenderne un altro, yeah! La vita è come uno sciottino nel baretto. Potrebbe frantumarsi da un momento all'altro. Dicevo, su Pokémon Sleep è stata sparata un botto di merda. In pratica è un'applicazione che trasforma il sonno in gameplay. Cioè, a quanto si è capito, una determinata qualità del sonno permetterà all'interno di questo gioco di ottenere delle rewards o comunque di procedere nell'ipotetica trama. E molta gente ci ha spalato la merda sopra. Perché? Perché non è Spada e Scudo. E questa è la verità. Impariamo, e su queste parole bevo, a valutare le news che abbiamo per quello che devono essere, non per quello che speriamo siano. Mettimela qui sotto, mettimi in bianco e nero e mettimi la citazione tipo di fianco, non lo so, con una musichetta accattivante, tipo come fa Diego Fusaro, sì. Sei un eroe, il potere adesso è dentro di te. Hola. Comunque ragazzi, l'annuncio di Pokémon Sleep io credo sia stata una delle cose più divertenti della storia. Cioè, a parte il fatto che sono partiti con un trailer straepico e poi sono usciti con Pokémon Sleep, con sto logo qua, con Pikachu che ronfa di fianco, che... non lo so, regia, possiamo tipo riprodurlo, fare una roba simile? Pokémon made walking into entertainment. Our daily life has become more colorful, active and fulfilling. But this is just the beginning. Ah, così, più o meno è andata così. Ma poi ragazzi, il top moment della live è stata quando hanno annunciato il Pokémon Go Plus Plus, che è un nome allucinante. Proviamo a rifare anche questo un attimo. Pokémon Go Plus Plus. Scusa regia, mi metti un attimo quella originale per piacere? Cioè, lui annuncia il nome del coso e sentite che cazzo fa la gente tra il pubblico. Pokémon Go Plus Plus des. Regà, è bellissimo, ma fra! Allora, io bevo per il nome di merda del coso, perché Pokémon Go Plus Plus, potevi trovare un altro, figliolo. Per quanto riguarda invece Pokémon Master, sono rimasto colpito perché penso che sia tipo il primo spin-off della storia di smartphone che potrei provare. Perché il problema degli spin-off è sempre stato che ci avevano i cubi, facevano cagare, non erano giochi Pokémon. Questo è un fanservice clamoroso e basta. Però proprio per quello. Tra l'altro, grafica bellissima, personaggi bellissimi e poi entri in partita. Con questa accattivante grafica. Ah, Detective Pikachu 2. Come facevo? Mi stavo per dimenticare. Hanno annunciato che è in sviluppo il videogioco di Detective Pikachu 2. E basta, questo, fine. Non sappiamo niente, data d'uscita, immagini, niente, zero. A sto giro forse praticamente non bevo proprio per Nintendo in generale. Bevo per le persone brutte. Tipo nella prossima news, che è il Pokémon Direct. Pokémon Direct. Puttana troia. Quanto durerà il trailer? Secondo me
in questa Direct che arriva adesso a giugno avremo 5 minuti minimo, 5 minuti minimo di trailer. È un problema. Perché ho paura si stia avverando quello di cui ho sempre avuto paura. Cioè, non c'è costanza nelle news, sganciano delle atomiche un po' a caso. Spoileranno tutto. Io ve lo dico, spoileranno tutto. Leggendari, professore, Pokémon, rivale, è tutto il suo trailer. E andranno avanti. Questo è quello per cui in realtà mi sto lamentando. Nel baretto mi sono sempre lamentato. Il fatto che le news non siano costanti. E proprio perché non sono costanti, poi avranno bisogno di droppare sti calamari giganti sulle nostre facce. Ed è brutto, perché così forse non vai a rovinare il marketing, vai a rovinare l'esperienza di gioco. È una cosa che non riuscite a capire a volte, perché mi continuate a dire ma di qua, ma di là, ma non è vero, ma le news, è meglio che non ci diano le news. Io invece adesso rido come un coglione, perché se adesso, dopo che mi avete fatto un pippozzo per 3 mesi a dirmi che bello, finalmente Nintendo non lascia news, minchia, se adesso si rivela quello che ho detto io, che anziché fare quello che dicono voi, fanno 6 minuti di trailer e vi spoilerano pure da dove venite, dove siete nati, vi spoileranno il vostro codice fiscale. Bestemmio insieme a voi, sia chiaro. Però mi faccio anche un paio di seghe a 2 mani. Va bene? Alla salute. Preghiamo che non sia come dico io. Ma ci conto poco. Detto ciò, tra uno sciottino distrutto, tra un insulto, se vado tardi, quindi io mi accingo a leggere le vostre opinioni su Twitter e poi ci salutiamo. Allora, vi ho chiesto le opinioni sulla press conference, perché chiedervele sul Direct sarebbe stato ripetitivo, visto che probabilmente lo farò nel prossimo baretto, che, ve lo dico, sarà di giovedì. Riolu00, che ci scrive un classico wall of text che non leggerò tutto nel baretto, ci scrive però che una cosa si è capita, è la direzione di TPCI. È evidente che stanno puntando sempre di più verso le app per mobile, e ci credo, visto che sulle app mobile ci sono i bambini. Ha senso in realtà come cosa, se devo essere sincero. Vedete, anche voi mi avete dissato Pokémon Sleep. In realtà è perché lo percepite come una merdata per voi, ma voi dovete ragionare in un'altra ottica. Detto ciò, signori, io direi che vi posso salutare. Io spero che questo baretto vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social, in particolare Twitter, per essere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale. Per il resto, la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Non è vero. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!